Ed ecco, la mattina, una sorpresa. Sono incoronate e inghirlandate di neve fresca, ravvolte in lembi di manti bianchi, in frammenti di immensi veli dispersi, ornate di trine, di ricami e sparse di fiori candidi scintillanti. Ed è ammirabile l'effetto di quella grazia leggera posata quasi timidamente su quelle fosche moli rocciose. Sono Manuela, sono della Valle Maira. Mia mamma è originaria di Acceglio, io invece sono nata in Imperia, in Liguria. Però da quando sono piccola ho passato le mie vacanze, le mie ferie qui. Avevo i nonni, avevo i cugini. Nel 99 i miei genitori hanno deciso di comprare questa vecchia casa contadina, ormai abbandonata. Hanno deciso di ristrutturarla e di farci un piccolo agriturismo. Ciao Giulio. Ciao Giacomo, benvenuto. Grazie, oggi è una bellissima giornata. Bellissima. Sono venuto con tre amici che vogliono scoprire l'Alta Val Maira. Adesso saliamo nel bosco, facciamo tutto l'itinerario nel bosco, andiamo fino alla sorgente del Maira, un posto molto, molto suggestivo. E poi da lì andiamo ancora a Chiappera, la testata della valle, che è l'ultimo villaggio. Era una valle che ormai tutti abbandonavano. E invece i miei ci hanno creduto in questo sogno. La neve sarà tutta su così, credo, perché non troveremo delle... Sì, perché ha nevicato relativamente da poco, per cui è neve abbastanza recente. Qualche consiglio particolare? No, diciamo che quelle ciaspole che hai tu vanno benissimo, ci sono diversi tipi di ciaspole, qua già siamo... Tra tutti abbiamo 4-5 tipi di ciaspole diverse, tutte diciamo adatte a questo tipo di terreno, che sono abbastanza larghe, ma non larghissime, in modo da consentire sia la portanza sulla neve, sia il grip nel caso di neve dura. Qua nelle Alpi, specialmente nelle Alpi qua del sud, non abbiamo grandi come dire, superfici di racchette, ma sempre delle racchette abbastanza piccole, maneggevoli, che portino sulla neve fonda, ma soprattutto che tengano sulle nevi dure. Vivere qua è diverso rispetto a vivere giù. Sono diversi i rapporti con le persone, sono diverse le possibilità che hai, i ritmi di vita, sono totalmente diversi rispetto a vivere in una città, vivere in un paese giù. Veramente un ambiente unico. Direi poi che gita semplice a tutti gli effetti, ma non banale, e credo che le ciaspole siano il mezzo di progressione idoneo su questo tipo di percorso, vero? Sì, è proprio un percorso adatto per le ciaspole, bisogna solo tenere conto che gli stessi pericoli che trovano gli sci alpinisti sono gli stessi che riguardano, a parità di itinerario, chi va in giro con le racchette. Basta guardarsi intorno. Adesso di qui ormai la neve sul versante del sole è andata via quasi tutta. Però se la vediamo laggiù in fondo, nel vallone del Chaslaras, che è quello laggiù in fondo, è ancora tutta da scaricare. Tutti qua ci conosciamo, quindi se hai bisogno di qualcuno è più facile, c'è sempre qualcuno che ti dà una mano. E proprio i rapporti sono più profondi, sono proprio veri e propri legami. Qua impari già subito a giocare in natura, a fare le cose in natura, è molta vita pratica. Bon, siamo arrivati alla fine della nostra escursione, questo che è il villaggio di Chiappera, e dietro di noi abbiamo un po' il simbolo della Valle Maira, che è la croce provenzale. Grazie Giulia, è stata proprio una bellissima giornata. Immersi in una natura selvaggia, incontaminata, come proprio solo la Val Maira ti può dare. Credo che il merito sia anche dato dal fatto che non ci siano impianti sciistici o comprensori comunque con impianti di risalita.
sicuramente il turismo ha aiutato molto, il turismo potrà aiutare a far sì che questa società si arricchisca, quindi cresca. Un turismo lento, un turismo fatto di camminate, fatto di scialpinismo, di ciaspole, un turismo più responsabile, più sostenibile. Allora adesso possiamo tornare alla base? Direi di sì, ormai sono 3 ore che camminiamo, è ora di cominciare a pensare a scendere, sempre meglio come dire, tenerci un po' di forze per la discesa, per anche questioni di sicurezza e soprattutto per non arrivare proprio stanchi morti alla base.